Ad una nuova settimana insieme con tutto in 300 secondi di Gnutuscia TV. Non possiamo che iniziare questa puntata con una ottima notizia, non buona, che è quella della ripulitura della discarica abusiva che si era creata contro ogni logica a Via Villanova, in particolare nel parcheggio di fronte all'Eurospin, a due passi da una farmacia e da un noto locale di intrattenimento e ricettività. Apriamo questa settimana con questa notizia perché siamo stati in prima linea come giornale in anteprima e dopo sono stati con noi anche molti amici e colleghi dei social e della stampa per una situazione scandalosa. Una situazione scandalosa per quale motivo? Perché non solo è un luogo di largo passaggio di auto. Per chi fa la spesa, per chi parcheggia per andare al lavoro, magari accompagnato da qualche collega fuori Viterbo sulla superstrada, quindi direzione Cimina, Orte o ancora più in là. Ma dà l'idea di come l'amministrazione comunale Michelini, ma non per incolpare nessuno, ma parliamo ovviamente di fatti oggettivi, abbia avuto dal punto di vista della gestione della pulizia urbana uno dei suoi punti d'Achille, e questo d'Achille, è una versione diciamo quasi ottimistica perché in effetti abbiamo documentato per mesi discariche abusive in quasi tutte le isole di prossimità, che lo ricordiamo sono poco più di 35, non ce n'è una dove o perlomeno non ne abbiamo notizia, non ci siano più o meno problemi di scarico abusivo e il salto di qualità ovviamente in negativo c'è stato con l'avvicinarsi delle discariche abusive verso il centro della città. Ultima in ordine di tempo è stata la lamentela di Andrea Baffo di Caffeina, in questo caso Christmas Village, per la pulizia urbana non all'altezza della situazione in questi giorni che avvicinano il Natale e quindi per l'avvicinarsi di tante persone che vorrebbero una città pulita. Andrea Baffo non se l'è presa, abbiamo letto un articolo su un giornale cartaceo con Viterbo Ambiente, ma se l'è presa con l'amministrazione comunale che a suo dire avrebbe dovuto prevedere in un periodo di affluenza come è il Natale un servizio e una programmazione degni di questo periodo. Tornando al discorso della discarica che si era creata, ricordiamo abbiamo fatto una live nella giornata di giovedì sera e casualmente siamo riusciti ad avere questa bella notizia che era stata ripulita. Erano intervenuti alcuni esponenti politici, tra cui l'ex senatrice Laura Allegrini, ma in particolare noi e altri amici dei social avevamo segnalato una situazione a dir poco scandalosa, come abbiamo più volte detto, da un punto di vista non solo della gestione fallimentare amministrativa, perlomeno in questo caso, ma anche del decoro urbano, di fronte, ricordiamo, a delle attività di largo consumo come sono un centro commerciale, un'attività di intrattenimento ricettiva e addirittura una farmacia. Qual è la situazione? Un veloce commento. Bisognerebbe fare in modo che questi anni bui dal punto di vista dei controlli, soprattutto della sanzionabilità degli eventi, perché lo ricordiamo più volte il Comune ha parlato anche attraverso conferenze stampa di decine di sanzioni che vengono fatte, quello che è mancato di fatto è il controllo. Il controllo dal punto di vista delle telecamere, che se di fatto ci sono, non bastano assolutamente a reprimere il fatto, e soprattutto il controllo quotidiano di quello che succede in città, perché è incredibile che perlomeno in 4 mesi, ne abbiamo notizia da luglio scorso, quindi quasi 5, che viene segnalata un continuo crearsi di rifiuti nella discarica appunto che si è creata a due passi da quanto abbiamo detto e soprattutto una parte dei carrelli, l'abbiamo documentato, non passava per la immondizia che era gettata come capita, non è possibile che nessuno sia intervenuto. Probabilmente ci saranno stati dei problemi di procedura dal punto di vista di orari di intervento, di zone di competenza e di cose di questo tipo. Fatto sta che per circa 5-6 mesi una parte rilevante del centro storico di Viterbo e in ordine sparso e in questo caso di una zona di passaggio ad altra frequentazione di persone è stata invasa da rifiuti. Quindi
La speranza qual è? È che non serva, come si dice, ho detto nel titolo, una continua pressione mediatica che ovviamente da noi non mancherà mai e continue segnalazioni sui social per dare ai cittadini comuni il diritto ad una città pulita, visto che le tasse comunali vengono ampiamente pagate e non sono senz'altro a costo zero. Quindi sono delle tasse che annualmente costano centinaia e centinaia di euro singolarmente ai viterbesi. Ringrazio tutti quelli che ci seguono, ricordiamo che noi non faremo stop neanche nel periodo natalizio per l'informazione video che si sta espandendo con altri progetti che presto comunicheremo. L'appuntamento è per domani, condividete questa live se volete sulle pagine, sui gruppi e rimanete in contatto se ancora non lo siete mettendo un rimani in contatto quando Gnuduscia è in diretta. Grazie e buonasera a tutti.